La situazione è abbastanza preoccupante perché ai primi di dicembre dello scorso anno la Regione ha revocato il finanziamento con i quali l'ARAP, in quanto soggetto attuatore, avrebbe dovuto procedere all'abbattimento di questo cavalcavia. La situazione è preoccupante perché questo cavalcavia è stato ritenuto pericoloso da perizie tecniche, soprattutto si trova al di sopra di un asse viario che è molto trafficato, che è l'asse attrezzato. Ogni giorno sotto quel cavalcavia passano centinaia, migliaia di autovetture. Io mi faccio una domanda, se la fanno anche tanti cittadini: com'è possibile che a quasi 2 anni dallo stanziamento di questi fondi non ancora siamo arrivati ad avere un progetto? Io chiedo alla Regione che faccia di tutto per risolvere il problema, avvii anche un tavolo di confronto con tutti gli enti coinvolti e superi qualsiasi tipo di ostacolo, perché la sicurezza dei cittadini deve essere messa al primo posto. La cosa certa in questa storia è che il ponte si trova ancora lì e non voglio pensare che si stia sottovalutando il problema, ma se così fosse ritengo la cosa molto grave. Allora, l'ARAP ha fatto sapere i primi di dicembre che non era in grado di approvare il progetto entro la data del 31 dicembre 2022, così come era stabilito dalla convenzione tra ARAP e Regione, e questo ha avuto come conseguenza la revoca del finanziamento, che ammontava a circa 277.000 euro. Tra l'altro questi fondi non sarebbero più sufficienti, ce ne vogliono insomma di più, quindi invito la Regione anche ad attivare tutti i canali per reperire tutti i fondi necessari affinché questo problema venga risolto una volta per tutte.